Siamo sempre qui da Enzotti, in compagnia di Roberto, il nostro responsabile audio del negozio. E tra le varie funzioni molto carine del TF c'è che è una scheda audio multitraccia. E come tutti i prodotti Yamaha, è un prodotto molto molto affidabile. E c'è il che vuoi fare? Che vuoi fare? Che stai facendo? Che mettiamo cosa prova. Stai facendo? Vai. Mi ha staccato un USB, quindi il computer mi sembra che mi ha dato un messaggio, ma tu lo stai riattaccando e quindi sì, cosa dai. Dovrebbe succedere una volta riattaccato? Scherzetto. Dovrebbe ripartire? No. Affidabilità massima. Chiama come affidabilità. Penso che ormai possano reggere anche se li mettiamo in ammollo questi mix qua. Aspetta, facciamo un'altra cosa. Voilà, abbiamo spento. Abbiamo staccato il cavo dell'alimentazione. Diamogli il tempo di partire. Roberto ci racconta una barzelletta. Ma sai una barzelletta? No, questo non me lo consiglio. Però in tanti anni che faccio questo mestiere sicuramente Yamaha è un'azienda sicura, affidabile, ha uno storico che non ve lo devo presentare io. Questi sono dei piccoli test per provare quanto sono compatti e robusti. Adesso è il tempo che ormai il mixer si è acceso, perché ovviamente deve fare il suo boot. Certo, io sto utilizzando multitraccia con Cubase, una vecchia versione di Cubase, ma tramite il driver Steinberg è possibile utilizzare tutte le piattaforme di registrazione, quindi Pro Tools, Cubase, è ripartito! Qui i problemi non ce ne sono mai. Grazie e ai prossimi video!